Ministro, buongiorno. Che contorni questo accordo? Hai trovato l'accordo? Piano. È stato... Piano, ragazzi. Abbiamo trovato l'accordo. La norma sulla prescrizione, la riforma della prescrizione è nel DDL anticorruzione, rimarrà nel DDL anticorruzione e andrà in aula la prossima settimana. L'approvazione di questa norma è il primo passo di una riforma epocale sul processo penale, perché siamo tutti d'accordo all'interno del governo sul fatto che i cittadini hanno bisogno di un processo breve, che abbia tempi veloci e certi. Per questo è il primo passo di una riforma del processo penale, che sarà un processo breve, che entrerà in vigore entro il prossimo anno. Quindi la norma sulla prescrizione entrerà, approvata adesso, questo ci tengo a dirlo, nel DDL anticorruzione, entrerà in vigore insieme alla riforma del processo penale. Ministro, rimane lo stop dopo il primo grado? Rimane lo stop dopo il primo grado, come chiedevate? Rimane lo stop chiaramente dopo la sentenza di primo grado, come avevamo detto. Per tutti i reati? Certo, varrà tutti i reati. Anche per il peculato, per esempio. Ci sarà la riforma della prescrizione prevede, chiariamolo, che l'interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Questa verrà approvata subito, entrerà in vigore insieme a tutta la riforma del processo penale, in modo tale che la norma sulla prescrizione entrerà già in vigore con un processo penale che sarà veloce e come voi chiedono i cittadini. Ma avete avuto rassicurazioni dalla Lega, Ministro? Qui ogni 5 giorni, 10 giorni spuntano le manine, la prescrizione viene bloccata. Non c'è visione contrapposta del paese. Questa è una narrazione che i media vogliono imporre a questo paese e che non esiste, perché perché il governo si dimostra ancora una volta compatto nel confrontarsi al proprio interno su norme molto delicate e nel trovare la quadra sempre nell'interesse dei cittadini, perché oggi l'interesse dei cittadini è che non ci siano più impuniti in questo paese. I familiari delle vittime della strage di Viareggio chiedevano una risposta importante e la stiamo dando, e chiedono chiaramente che i processi durino poco. Ministro, per questo ancora una volta la risposta è completa e guarda in faccia prima di tutto i cittadini, dicendo che questo governo vuole cambiare veramente questo paese migliorando un settore così importante come quello della giustizia. Il l'emendamento è stato modificato, è stato cambiato, ieri avete parlato di possibili miglioramenti. L'emendamento non è stato cambiato perché la norma è sempre quella dell'interruzione dopo il primo grado. Sarà prevista semplicemente un'entrata in vigore, nonostante verrà approvata adesso, posticipata di un anno in modo tale da consentire all'interno di quell'anno, con una scadenza a data certa, ci tengo, perché verrà depositata una legge delega per riformare il processo penale, e quindi a data certa entro il prossimo anno avremo un processo penale che durerà poco, con gli investimenti enormi che stiamo facendo nella giustizia e che nessuno sta raccontando in questi giorni, perché la realtà è che noi stiamo investendo 500 milioni di euro nella giustizia. Questo vuol dire numero di assunzioni di magistrati, cancellieri, che in Italia non si è mai visto. Avremo finalmente un processo che funziona e una legge che finalmente sarà veramente uguale per tutti, perché i cittadini che si rivolgeranno alla giustizia italiana avranno una risposta in termini di qualità, ma in termini anche di tempi. E permettetemi di dire che questa è una battaglia storica del Movimento 5 Stelle, che noi portiamo avanti con orgoglio, perché noi abbiamo sempre parlato di onestà, di legalità e di lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, e oggi scriviamo un'altra pagina importante di quella battaglia. Quali sono i tempi per implementare questa riforma? Scusate, Ministro, avete detto alla Lega o riforma della prescrizione o crisi. Di Maio ha detto questa mattina, cioè la riforma della prescrizione era necessaria per evitare la crisi. Tutto ciò che è scritto nel contratto è necessario e noi lo stiamo chiaramente realizzando. Come avevo già dichiarato ieri, non avevo dubbi sul fatto che il governo, dopo un confronto interno, avrebbe trovato una quadra. Cosa ha fatto la differenza nell'intesa?
No, ma c'era semplicemente la necessità di confrontarsi e l'intesa, quando ci siamo trovati e ci siamo trovati tutti d'accordo sul fatto che il processo deve durare poco e che ci dobbiamo mettere immediatamente a scrivere la riforma del processo penale, a quel punto tutti siamo stati tranquilli sul fatto che la norma sulla prescrizione, così come ci hanno detto tanti addetti ai lavori in questi giorni, entrerà in un processo che avrà le spalle larghe perché avrà molti più magistrati e molti più cancellieri, ma un processo che sarà riscritto per farlo durare poco, perché i cittadini vogliono un processo breve. Ma si dura... No, ho preso in considerazione tutte le proposte che sono state fatte da tutti gli addetti ai lavori e su queste poi però abbiamo parametrato una risposta che secondo me è perfetta, perché quello che ci chiedevano tutti gli addetti ai lavori è: ok, volete cambiare la prescrizione, però fatela entrare in un processo penale che abbia un tempo breve, che abbia un tempo certo, e questo abbiamo fatto. Ministro, il governo dura 5 anni, se ogni 10 giorni ci sono crisi, manine, visioni differenti. Possiamo dire che ogni volta che usciamo da un consiglio dei ministri... Ma non è colpa nostra, ministro. No, la manina l'avete evocata voi, la crisi. Possiamo dire che ogni volta che usciamo dal consiglio dei ministri qualcuno mi chiede chi ha vinto e chi ha perso all'interno del Consiglio dei Ministri, e che in realtà accade semplicemente, come forse non era mai accaduto in questo paese, che all'interno del governo ci sono due forze politiche che hanno chiaramente storie diverse, hanno DNA differenti, ma che poi si incontrano e riescono a trovare sempre una soluzione nell'interesse del paese. Questo è stato fatto sia su tutte le varie questioni che sono state affrontate, sia soprattutto, questo ci tengo a dirlo perché ne sono incredibilmente orgoglioso, su un settore così importante come quello della giustizia, su cui tutto il mondo mediatico ha fatto speculazioni di tutti i tipi, e che in realtà anche su questo settore il governo si sta dimostrando estremamente compatto, perché lavoriamo solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini. Si fida ancora della Lega? Perdoni, ministro. Certo. Lei, se voi volevate mettere la prescrizione dell'anticorruzione, era per farla entrare in vigore subito, se no non avrebbe forzato con l'emendamento, giusto? Se invece ora rimandate, se ho capito bene, l'applicazione di un anno, è di fatto quello che voleva la Lega, quindi lei dice non è chi ha vinto e chi ha perso, però non si fa chi ha vinto. Io lo so che lei ha proprio questa mattina si alza con l'idea oggi chi vince e chi perde, e l'altra domanda è: perché a questo punto non si fa dentro la riforma del processo penale la prescrizione? È solo piantare una bandierina? No, assolutamente, perché la norma, entrando nel DDL anticorruzione, mette un punto chiaro e netto a tutti, addetti ai lavori e non, sul fatto che la prescrizione si interromperà dopo la sentenza di primo grado, e questo, che lo vogliate ammettere o no, è una rivoluzione di cui tutti hanno parlato per 20 anni. Chiaramente, come abbiamo sempre detto, la prescrizione era una norma, e nel contratto di governo è scritto chiaramente, agganciata agli investimenti. Ora questi investimenti li stiamo facendo, chiaramente questi investimenti devono andare a regime, perché le assunzioni le vogliamo fare, saranno assunzioni mai fatte nella storia di questo paese, però chiaramente si devono fare concorsi e tutto, e quindi abbiamo convenuto sul fatto che per ancorare la prescrizione a un processo con le spalle larghe in termini di assunzioni e che dura poco, era necessario mettere un punto adesso, perché la prescrizione andrà in aula la prossima settimana, e però posticiparne un po' l'entrata in vigore in modo tale da permettere agli investimenti di poter avere questo prime. Quindi però non è agganciata in nessun modo al processo penale, cioè non c'è una, non si dice entra in vigore se si fa la riforma del processo penale. Ci tengo a dirlo e la ringrazio della domanda. Non verrà scritto che entra in vigore se si fa la riforma del processo penale. La norma entra in vigore un anno dopo l'approvazione dell'anticorruzione, quindi verrà approvata adesso. Dopodiché ci sarà una legge delega, anzi contemporaneamente, che è stato il passo avanti, perché stamattina non solo abbiamo trovato l'accordo sulla prescrizione, ma abbiamo fatto un passo avanti. Quindi il passo avanti è che contemporaneamente venga scritta una legge delega in cui vengono indicati i principi del nuovo processo, e si dà al governo meno di un anno per poterla attuare. Nessuna distinzione tra reati. La Lega non abbia ancora scelto tra voi. Io non avevo questo dubbio e non ce l'ho soprattutto adesso. Sicuro. Non c'è nessuna distinzione. Grazie, buongiorno.